Dopo l'introduzione da parte di Sarah Jo, che è praticamente l'animatrice nonché l'organizzatrice di questa serata, prendono la parola i due conduttori, vale a dire Leonardo Ghelarducci e Rebecca Goetzke. Pronunciato bene? Sì, molto bravo. Sono bravo anche in tedesco. Te l'ho detto, ma io sono esperto ormai con lo sport, quindi non ho problemi. Sì. Allora, però per dovere di... ovviamente. Come si svolge questa serata dal vostro punto di vista? Perché quali sono, diciamo, le finalità? Ce l'ha già spiegata Sarah Jo. Sì, dal nostro punto di vista questa serata è una serata, una grandissima serata anche di festa, di festeggiamento anche per gli auguri in TV. Quindi ci sarà presente anche 50 Canale, faremo tutte le interviste, un bel focus che potrete vedere anche in TV prossimamente. Poi faremo anche, Leo, giusto, la seconda tappa di 2019-2020 per il concorso... Un voto per fotomodella. Ecco, no, scusa, allora mi presento, sono Leonardo. Anch'io volevo dare un accento un po' particolare alla... Perché non americano. Lei parla americano, l'altra parla brasiliana, io parlo livornese. Cioè, sì, no, ma però se c'è un voto per fotomodella bisogna chiederla a lui, ovviamente. Anche... Ora, anche tutto di rispetto, cioè lei è subentrata ora e quindi sarà la prima volta che presenteremo insieme questo voto per fotomodella. Allora, c'è un piccolo problema, lei non partecipa perché vincerebbe a mani basse. Secondo, come si svolge? Secondo, io non posso partecipare. Vabbè, ho, la per ovvi motivi. No, è una proiezione alla finale che si terrà nel mese di settembre, quest'anno 5-6-7, tra l'altro tre delle nostre ragazze che hanno partecipato poi alla finale, si sono piazzate molto bene. È un'opportunità, una grande opportunità, perché un volto per fotomodella dà l'opportunità reale di poter entrare a far parte del mondo dello spettacolo e della moda. Poi saranno anche loro presenti con noi la sera del 14 e testimonieranno quello che io ho detto poc'anzi. Quindi il concorso è aperto, quindi le iscrizioni sono aperte, andate sul sito, sulla pagina Facebook, un volto per fotomodella, iscrivetevi, perché sicuramente è uno dei concorsi veri, reali, che dà veramente un'opportunità di lavoro. Ecco, allora questo lo chiedo proprio a Rebecca, che è più, sì, che è più diciamo, del settore. Anche a Miss Italia, no? Ora non si premia più solo esclusivamente la bellezza, ma anche altre cose. In questo concorso ci sarà solo la sfilata oppure anche altre opportunità di mettersi in mostra? Innanzitutto, se c'è anche la TV e tanti personaggi dello spettacolo, possono essere scoperte queste ragazze anche per altri, in altri ambienti anche dello spettacolo. Poi durante il concorso comunque noi faremo anche delle domande alle ragazze, quindi le facciamo anche esprimere anche qualcosa su di loro, anche qualcosa sui loro obiettivi, i loro sogni e quant'altro, quindi è una buona pratica anche per loro per stare sul grande palco e parlare con il loro grande pubblico e comunque divertirsi, che è l'obiettivo di tutti noi. E come diceva Sabrina Salerno, oltre alle gambe c'è di più. Mentre per chiudere a Leonardo chiediamo un'altra cosa, abbiamo visto però dal cartellone che si parla anche di musica. Si parla di musica, saranno presenti appunto il 14 tre voci d'eccellenza, perché ci sarà Shanti Style e poi ci sarà ma Martina Nicolai e poi Luigi Plano che è un tenore. Saranno delle voci comunque una diversa dall'altra, ma completeranno questo grande evento. Venite, perché se non venite guardateci alla televisione, guardate sul canale 50, perché è una serata memorabile, l'inizio di un nuovo cammino, di un nuovo percorso. Tra l'altro io insieme a Rebecca saremo la nuova coppia Bisio e Vanessa è incontrata, dice una cosa, visto che siamo vicini a Natale le canzoni saranno anche in tema natalizio, ma le canterò io, anzi però vestito da Babbo Natale. No, me lo auguro, su questo non lo so, forse è una sorpresa, però io qualche canzone natalizia la so. Ma che tantissime sorprese. Allora, il problema è o White Christmas o Silent Night o Jingle Bell, non si può uscire da lì, Canti prima, dai, sì, dai Leo. Con il mio inglese, jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Basta. A questo punto, per finire il video, un bel abbraccio fra voi due. Ma inviti a nozze. Ma io non mi stacco nemmeno questa roba. Grazie.